La scelta di Rimini come città della memoria è sicuramente motivo di orgoglio e di soddisfazione per tutto il territorio. È una città che si è impegnata da tempo nello studio, nell'approfondimento e nella ricerca degli ebrei, dei tanti deportati che hanno vissuto sofferenze e patimenti anche in questo territorio. Sarà Rimini ad ospitare le celebrazioni nazionali per la Giornata della Memoria 2021. L'ha deciso il comitato che riunisce Presidenza del Consiglio Unione delle Comunità Ebraiche su proposta del Ministero dell'Interno. Era il 27 gennaio 1945 quando l'esercito russo entrò per la prima volta ad Auschwitz, svelando l'orrore dei campi di sterminio nazisti. Nell'anniversario di quel giorno mostre, seminari, incontri per non dimenticare. Oggi ci sono nuove forme di violenza e di discriminazione. Per questo è attuale, questo, progetto. Il 26 gennaio al Teatro Galli il prefetto di Rimini consegnerà 8 medaglie d'onore assegnate dal Presidente della Repubblica ai familiari di deportati nei lager nazisti. Il giorno della memoria è anche l'occasione non solo per ricordare, ma per riflettere su se stessi, perché non ci sia più un futuro in cui ci sia il virus dell'intolleranza, il virus dell'odio, ma anche perché ritengo che la Shoah superi il tempo in cui si è verificata e rappresenti un monito, una lezione, un insegnamento perenne che deve servire soprattutto per le giovani generazioni. Quindi la memoria come dovere e come responsabilità. E voltiamo.